Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione. Oggi vi parlo dell'esame di italiano come lingua d'origine. Seguirò i seguenti punti: chi, dove, quando, a che ora e come. Chi? Gli studenti del decimo anno o del nono anno per i ginnasiasti. Dove il luogo non può essere la vostra scuola, solo se siete fortunati, ma sarà un luogo centrale del Märkischer Kreis, che sceglieremo qualche settimana prima dell'esame. Quando? In genere a maggio, tendo a farlo fine maggio, in maniera che non sia in concomitanza con gli esami, anche questo però ve lo dice il vostro insegnante per tempo. A che ora? Si inizia alle 8:30 e si va avanti fino a che non si è finito nel pomeriggio. Per alcuni può essere già mezzogiorno, per altri diventano anche le 4 oppure addirittura più tardi. Come? Beh, adesso vi spiego come. Allora, innanzitutto quando ci si trova alle 8:30 dopo l'appello e la dichiarazione delle regole, voi ricevete dei fogli per scrivere che piegate a metà. In genere sono due fogli, uno per la brutta, uno per la bella. Usateli tutti e due, cioè fate vedere che avete la brutta. Essendo spesso un testo argomentativo, vale la pena di dividere questo foglio in due parti, scrivere pro e contra e farvi già degli appunti. Poi sviluppate questi appunti nella brutta, correggete e scrivete infine nella bella. Durante questa sessione siete autorizzati a usare un vocabolario italiano, quindi allenatevi. Potete poi usare solo la penna e non una penna cancellabile, quindi non stilografica che si cancelli e neanche quelle penne che si cancellano con la gomma. E per quanto riguarda l'esame orale, adesso vediamo. Allora, voi avete scritto, finito lo scritto, entro le 2 ore l'avete consegnato, ci sarà un'ora di pausa che serve ai docenti per correggere. Poi vi chiamano, vi danno un foglio su cui c'è una traccia per l'orale, in genere appunto una paginetta, una pagina di un diario, un articoletto di un giornale facile facile, e voi per conto vostro leggete, guardatevi le parole, sottolineatevi anche le cose se volete, mettetevi l'accento. Poi quando vi chiamiamo dentro vi diciamo innanzitutto leggi, facci vedere come leggi bene e poi vi facciamo delle domande sul testo. Ti è piaciuto questa lettura? Ti sei già trovato in questa situazione? Come potrebbe finire la storia secondo te? Descrivi a parole tue quello che hai capito? E via dicendo. Questo lettura e dialogo sul testo dura all'incirca 10 minuti, e i restanti 10 minuti si fanno delle domande che possono essere come sono i tuoi hobby? Descrivi la tua giornata tipo. Cosa hai fatto lo scorso fine settimana? Cosa farai l'anno prossimo? Andrai a studiare? Lavorerai? Continuerai la scuola? Dove ti piacerebbe andare in vacanza? Conosci l'Italia? Queste domande, insomma, personali che voi potete allenarvi. Allora, mi raccomando, mantenete la calma, nell'orale raccontate molto, nello scritto allenatevi, seguendo quello che vi dice il vostro insegnante, nella descrizione della figura e poi nel testo argomentativo. Bene, io per oggi ho finito, fatemi pure delle domande, scrivetemi e vi posso dare tutti i consigli di cui avete bisogno. Ciao!